Intitolato a Giovanni Palatucci, il tratto di strada in cui ha sede la questura di Cosenza, già via Domenico Frugiuele. Il luogo è stato scelto in quanto Palatucci fu l'ultimo questore di Fiume e scomparve il 10 febbraio del 1945 nel campo di sterminio di Dachau. Era un funzionario scomodo, e questo mi piace dirlo. Era un funzionario che fu trasferito per motivi disciplinari da Genova a Fiume. Era un funzionario che l'8 settembre, con la caduta del regime fascista, è rimasto al suo posto ed è diventato poi di fatto questore di Fiume perché lui era un semplice funzionario. Il ricordo che lascia in tutta la Polizia di Stato costituisce motivo d'orgoglio per noi, ad avere la via dove noi operiamo giornalmente dedicata alla sua persona è un motivo di soddisfazione. Ringraziamo l'amministrazione comunale e la Polizia di Stato stessa per questo. Noi viviamo in un mondo di insicurezza e i poliziotti, tutte le forze dell'ordine sono quelle che in qualche misura ci proteggono da questo sistema di insicurezza, ogni giorno mettendo in discussione la propria vita. In momenti in cui i valori anche umani in qualche modo mettono in secondo piano quelle che sono le scelte vere di coscienza, diciamo, che si devono fare, la figura di Palatucci è una figura che ricorda ancora di più come la dignità dell'uomo, il rispetto alla vita sia superiore a qualunque ideologia, in linea con i criteri di giustizia e di rispetto della vita e della persona. La cerimonia è stata preceduta da una santa messa officiata nella vicina chiesa di Santa Teresa dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè. Questi eroi ci danno l'esempio di come con la loro coerenza e il loro attaccamento al dovere, ma anche alla propria coscienza, alla propria fede, trasformata in carità, in amore per gli altri, hanno saputo allora risollevare le sorti del mondo. Speriamo che lo possiamo fare anche noi.